Quindi capire attraverso quali fiere poter contattare i possibili partner. Chi vende vacanze sul tema storico, culturale, ad esempio, crea dei rapporti, delle partnership con musei che operano sullo stesso tema, ma collocati in paesi o regioni diverse. Ad esempio, poi aumentare le spese dei clienti esistenti. Cosa facciamo oggi per aumentare le spese dei clienti esistenti? Cosa vorremmo fare nel progetto? Dovremmo scriverlo per aumentare le spese dei clienti esistenti. E attenzione, e la soddisfazione. Mai le due cose disgiunte, spese e soddisfazione, ma sempre di pari passo. Cosa fare per aumentare le spese e la soddisfazione dei clienti esistenti? Ecco, qua una cosa importante dal punto di vista del marketing operativo è quello di capire cosa i clienti possono essere interessati, possono aspettarsi e possono anche chiedere un giorno, ma, no, ma possono anche non trovare. Quindi i servizi, quindi la spiaggia è un prodotto essenziale. Quali tipi di servizi si possono agganciare alla spiaggia senza fare un clone della costiera romagnola? Okay, la costiera romagnola va bene per un certo tipo di turista, ma qua le persone vengono per stare in pace, per godersi anche il silenzio, più che per la vita mondana, o per come dire, la movida in spiaggia, no? Questo è un luogo più naturale, forse più autentico, anzi sicuramente più autentico di quella che la costiera romagnola, sotto certi versi. Quindi va capito che cosa possono voler fare, magari delle uscite in barca a vela o delle escursioni all'entroterra. Dal mio modo di vedere, qua si può andare dalle semplici chiacchierate con gli ospiti, con i clienti che già vengono. Nel progetto lo scrivo, il progetto prevede che io almeno una volta a settimana faccia delle chiacchierate, mi interessi già anche giornalmente di quello che fanno i miei clienti, chieda, mi informi. Parli con loro, alcuni operatori non parlano con i loro clienti, alcuni gestori di albergo non parlano con i loro clienti, ci parlano gli addetti alla reception, cosa tra le più sbagliate, loro devono farlo per forza, ma il titolare dell'albergo, il titolare del ristorante che non parla con i suoi clienti, beh, è chiaro che ha un feedback in meno importante su quanto bene vada il suo prodotto, il suo servizio, a fronte dei costi che chiede. Quindi cosa fare per aumentare la soddisfazione e le spese dei clienti esistenti? Per quanto riguarda sempre il co-marketing operativo sul prodotto, cosa posso fare per migliorare la qualità di quello che già oggi offro? Nel mio stabilimento balneare, anziché nel mio albergo, anziché nel campeggio, anziché nell'oasi archeologica, eccetera, 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 beh, possono venire delle persone che in spiaggia, specialmente è noto, tendono a buttare la cicca per terra. Invece io ho famiglie con bambini, i bambini giocano per terra, tirano sulle cicche, quindi le mettono in bocca, i genitori si arrabbiano, specialmente i tedeschi, di più. Comincio con il mettere i portacicche, comincio con il mettere un raccoglitore per la raccolta differenziata per gli ospiti più attenti, comincio con il fare determinate cose che rinforzano la qualità dei prodotti che già, delle cose che già vendo, non delle cose nuove, ma delle cose che già faccio. Quindi la domanda a cui dovremmo rispondere nel progetto è cosa fare per migliorare la qualità dei servizi che già oggi ci sono. Per quanto riguarda il prezzo, sempre a livello di co-marketing operativo, una cosa importante è capire cosa fare per differenziare i prezzi in modo, abbiamo detto, coerente con le richieste dei clienti. No? Allora, ho dei clienti che o spendono poco, pochissimo, vogliono veramente, cioè non vogliono neanche l'ombrellone, la sdraio, ma semplicemente l'accesso al mare. È un ambiente pulito, ho la possibilità di avere un bagno, dei servizi igienici, no? E insieme a questi ho invece dei clienti un pochino più sofisticati che mi chiedono magari la cena in spiaggia o il dopo cena o l'aperitivo o di fare determinate attività. Ecco, allora è chiaro che devo cominciare a differenziare i prezzi, devo cominciare a capire cosa fare per differenziare i prezzi. Ricordiamoci che il mercato sarà sempre più diviso in due: low cost, luxury, low cost, luxury, luxury, low cost. Quindi dovremo cercare di capire anche al centro, ovviamente, cosa fare, ma soprattutto su questi due estremi.
che sono in crescita. Può darsi che io metta a disposizione, non so, delle bici in spiaggia per girare il litorale, per girare l'entroterra. Può darsi che io appunto contribuisca con delle segnaletiche che portano dalla spiaggia verso itinerari tematici nell'entroterra. Può darsi che i prezzi variano in funzione al fatto che io usi o meno dei servizi, ad esempio le biciclette per girare nell'entroterra. La bicicletta è uno strumento favoloso per godersi il territorio, il paesaggio. E molti non la usano, molti non la considerano, molti non la mettono a disposizione. In realtà, anche per chi non è appassionato di bicicletta, la vera disponibilità di un mezzo a due ruote alle volte fa la differenza tra un paesaggio che ti puoi godere con un giro in bicicletta anziché no, perché a piedi, specialmente in estate, a 40 gradi, bicicletta almeno hai un pochino di movimento d'aria, se non altro, che ti aiuti anche a goderti di più il paesaggio. Alternativo alla macchina, che vuoi lasciar stare, che vuoi lasciar ferma lì. In effetti qualcuno la copre con dei teli, anche se non ha pini, con pece in caduta. Non la voglio vedere la macchina. Non fatemela vedere, figuriamoci se me la fate usare. Un po' della vacanza se ne va lì. A livello tattico, cioè a livello di medio termine, per quanto riguarda il confronto con i competitori, si cerca di capire quali sono i mercati in cui i nostri concorrenti non sono presenti. Ci sono 40 alberghi, ci sono 40 oggi archeologiche, o 10, o 5, o 2. Noi siamo presenti sia sui mercati su cui è presente il nostro migliore competitore, sia su nuovi mercati. Gli anziani sono presenti sul mercato degli anziani della terza età un po' tutti, i gruppi, no? E i bus operator, quindi i gestori di trasporti via gomma, sono un po' tutti, ci lavorano, però di fatto ci sono mercati nuovi. Le scuole, le fattorie, le masserie didattiche hanno aperto un mercato nuovo, quello delle scolaresche. Prima le scolaresche non entravano negli agriturismi, non entravano nelle fattorie, non entravano nelle masserie, le scolaresche. Sono entrati in un mercato nuovo. Allora, cosa possiamo fare noi per entrare in un mercato nuovo? Quali possono essere i mercati nuovi? Quali possono essere? E qui dobbiamo ragionarci su cosa fare per... Poi, per quanto riguarda il mercato, la domanda, sempre a livello tattico, cosa fare per acquisire informazioni sui mercati emergenti? Uno strumento molto semplice è sapere quali sono i mercati emergenti. Abbiamo detto terza età, low cost, luxury, il turismo rurale, la domanda di turismo rurale è un mercato emergente, la domanda di turismo golfistico, nautico, sono domande emergenti. Domande sono emergenti anche da paesi emergenti, ovviamente Cina compresa, no? Cina che sta lanciando adesso una campagna pubblicitaria per aumentare l'incoming, che è qualcosa di poderoso, ha un potenziale di crescita incredibile. Pensate che sta sviluppando in alcune province, come quella dello Heilongjiang al confine nord-est con la Russia, una piccola zona che ha una frontiera fluviale di 4.300 chilometri, oltre 600 chilometri di piste da sci, 600 chilometri di piste da sci, non so se rende l'idea, tre parchi nazionali, oasi naturali di una bellezza anche strepitosa, a noi sconosciuto, dobbiamo veramente vedere che cosa hanno, e prezzi da destinazione cinese, ipercompetitivi sul mercato sciistico. Si comincia ad andare in Cina per sciare, per motivi sciistici. Non soltanto cultura, non soltanto relazioni d'affari, ma, no, vi ricordate la competizione totale? Quindi, cerchiamo di acquisire informazioni sui mercati emergenti. Il mercato cinese è un mercato emergente, è un mercato molto interessante. Io personalmente sono dell'idea che un modo per uscire dal conflitto con la Cina sia quello di conquistare il mercato cinese. Dal conflitto con le superpotenze emergenti come il Brasile sia quello di conquistare il mercato brasiliano con i nostri prodotti.
Dobbiamo fare in modo che ci sia un rapporto di equilibrio tra le buste paga che stiamo esportando, le buste paga che stiamo esportando, e quanto loro ci portano nelle nostre casse. Se non creiamo questo equilibrio saremo perdenti e avremo soltanto buste paga in uscita e niente flussi economici in entrata. Quindi acquisire informazioni. Come acquisire informazioni sul mercato cinese? Ad esempio Giancarlo Dallara è uno di quelli che si danno l'anima per raccogliere informazioni sul mercato cinese, ma basta andare in internet e si trovano i primi report sul mercato cinese, anziché sul mercato della terza età. Quindi cosa farò io per acquisire informazioni su questi mercati emergenti? Meglio se sono importanti, se hanno flussi numerici importanti. Per chi ha masticato marketing, questo significa poter creare la famosa matrice dogs, goals, question marks e stars. I dogs sono i segmenti piccoli che crescono poco, i cani nel marketing, cioè i segmenti da evitare, i mercati da evitare. I question marks sono i segmenti di mercato o i mercati che hanno un piccolo peso ma che crescono velocemente. È un punto di domanda: come andrà domani questo mercato? Continuerà a crescere? Diminuirà? Rimarrà stabile come crescita? Comunque è piccolo. I cows sono i mercati forti, cioè grandi mercati come, non so, le famiglie con bambini, che però pagano, come dire, non spendono molto, tendono a non spendere tanto. Sono delle mucche da mungere, detto molto banalmente, nel marketing questa è l'espressione, io non la condivido, però queste sono le terminologie che sono state adottate per descrivere questa matrice, queste matrici. E stars ovviamente sono i mercati e i segmenti che invece sono forti, hanno un grande peso economico anche e sono in forte crescita. Questi sono gli stars, questi sono i segmenti o i mercati su cui tutte le imprese che fanno marketing ovviamente cercano di arrivare, oppure se ci sono dentro cercano di non uscire, di non farsi buttare fuori. Quindi capite com'è importante acquisire informazioni sui mercati emergenti, ed è una delle cose che si può fare attraverso il co-marketing, specializzandosi, ciascuno si specializza in un tipo particolare di mercato. Io raccolgo informazioni sul mercato cinese, tu raccogli informazioni sul mercato della terza età, tu su quello, tu sull'altro. In questo modo si fa squadra, i risultati dell'uno si moltiplicano per 4. A livello di prodotto, per quanto riguarda il co-marketing tattico, cosa fare? Diciamo non per imitare, per migliorare i prodotti e i servizi offerti dai concorrenti. Un stabilimento balneare ha creato la spiaggia delle donne, cioè la spiaggia delle donne in cui è ammessa soltanto clientela femminile. Perché? Perché c'è un servizio di wellness adatto a loro, c'è chi ti rifà i capelli, chi ti dà consigli dietetici, chi ti dà il maquillage per le unghie, non lo so, chi ti dà consigli e le ultime tendenze, moda in spiaggia, chi organizza piccole sfilate in spiaggia, chi... puntini, puntini. Spiagge rosa, non c'è solo la notte rosa. Ci sono anche spiagge rosa. E la clientela femminile è uno dei mercati stars, è uno dei mercati che spendono di più rispetto ai maschi, i maschietti spendono di più e sono più in crescita, specialmente le giovani donne tra i 12 e i 16 anni. Sono i segmenti ambitissimi dalle aziende. Poi si può discutere sul perché spendono di più. C'è uno studio americano, non so se ve l'ho già detto, che ha fatto un'università americana che ha fatto una ricerca e ha trovato perché. Pare che nel cervello femminile, non sto scherzando, hanno trovato una zona in cui che viene attivata più di altre di fronte a stimoli tipo saldi, svendite, sconti, ribassi e quant'altro. E hanno sottoposto un campione femminile di persone di sesso femminile a questi stimoli. E hanno verificato come questa zona è più stimolata di altre. Aspetta, come l'hanno chiamata? Shopping center. E effettivamente c'è un motivo per cui voi vi divertite e noi ci annoiamo a fare shopping. Ci sono delle differenze che pesano. Questi sono studi americani fatti da università seriote, non da
fabbriche o aziende che vendono prodotti sul mercato, quindi enti pubblici non sono interesse a... quindi cosa fare per nel mio progetto per imitare, scusatemi, migliorare, ecco la differenza tra Cina e Giappone, che si tende a migliorare più in Giappone di quanto si tende a fare in Cina. In Cina si fa specialmente leva sul fattore prezzo, perché è un loro fattore competitivo fortissimo, ma la differenza tra il modello di sviluppo giapponese, quello cinese e altri è che l'approccio giapponese prevede il miglioramento sistematico, anzi per loro il miglioramento è continuo, si chiama Kaizen. Il miglioramento è continuo, non finisce mai, mai e mai, neanche per fare una bottiglia di acqua minerale, il miglioramento finisce. Figuriamoci un progettino di co-marketing, anziché un pacchetto turistico, anziché il nome, il brand, mai. Quindi cosa fare per insieme, anche qua, cosa fare? Ovviamente non possiamo fare tutto da soli, no? Per quanto riguarda il prezzo, come differenziare i prezzi in modo da sottrarre clienti ai nostri concorrenti? Qua dobbiamo essere un pochino più aggressivi, eh? Se no ci seppelliscono vivi. Dobbiamo essere più aggressivi, specialmente nella lotta per il prezzo migliore, per il rapporto qualità-prezzo migliore. Ricordiamoci che low cost sarà quasi ovunque e luxury sarà un'isola, isole luxury, ok? Difficile andare avanti insieme, speriamo che si riesca ad andare avanti insieme, ma non è facile. Però in tutti e due i mercati la questione del sottrarre clienti ai competitori è importantissima, specialmente se sono clienti che sono disposti a pagare bene per la qualità dei servizi che viene offerta. Quindi come portare via clienti a altri, come aumentare i clienti che scelgono noi dopo aver scelto altri competitori vicini? Qua ovviamente ogni progetto dovrà dire ok, posso fare delle inserzioni cartellonistiche, posso pagarmi dei banner sui siti dove parlano del Salento e dove magari pubblicizzano l'offerta ai miei concorrenti, posso pagarmi AdWords, mi pago i miei 10, 20, 100, dipende, non c'è limite, euro, e dove viene laddove un qualche persona da casa digita il nome di uno stabilimento balneare, di un albergo, di un parco archeologico, eccetera, 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 di un concorrente, appare sia lui che io, sia lui che io, perché AdWords dà la possibilità di essere selezionato sulla base delle parole che tu inserisci come chiave di ricerca. Quindi è come essere più aggressivi. Noi in Italia non lo siamo molto, purtroppo, abbiamo dal punto di vista commerciale siamo famosi per farci fregare letteralmente i brand dai competitori. Ad esempio il Parmesan, il parmigiano che non ha niente a che fare col parmigiano, realizzato non so se in Canada o negli Stati Uniti, che sta sottraendo quote di mercato, che vuol dire milioni di euro, al consorzio del parmigiano, di fronte al quale in apparenza non ci sono soluzioni, in realtà ce ne sarebbero diverse, ma noi siamo, non so, forse perché siamo un po' buoni, non scendiamo in guerra, in questa guerra che è quella dei prezzi, è quella della contraffazione. Ci limitiamo alle volte a guardare. Allora è chiaro che insieme, anche al costo di entrare in contatto con uno studio legale, di parlare più spesso con l'addetto della Camera di Commercio, va capito come possiamo fare per difendere i nostri brand. Qua ne abbiamo accennato ieri. A livello strategico, cosa fare per aumentare la visibilità del brand su specifici mercati? Ci sono stati diversi casi di co-branding, ad esempio succhi di frutta Rauch, mi sfuggiva la marca, Rauch è un succo di frutta di qualità medio buona, ha sviluppato poco tempo fa un prodotto che era il tè verde, sapete che ha proprietà benefiche, no? Eccetera eccetera, e ha stretto con Rauch una convenzione, un albergo che vendeva soggiorni sul turismo, soggiorni wellness, soggiorni salute, benessere.
Grazie a questa partnership, questo albergo è entrato in tutte le macchinette di distribuzione di bevande in cui la RAUC fornisce i suoi prodotti nel centro, sud Europa, qualche decina di migliaia per intenderci, e ha lanciato diversi tipi di attività, pacchetti e quant'altro. Quindi come fare io nel mio progetto, come posso fare per aumentare la visibilità del mio marchio su uno specifico mercato? In quel caso era le aziende, prevalentemente aziende, scuole, quindi abbastanza preciso come mercato. Come posso fare? Dai, proviamo a fare delle ipotesi. Voi avete un brand che deriva dall'ecomuseo, come fare per far aumentare la visibilità del brand su Monaco, di Baviera, mettiamo conto? Dove volete andare a vendere il vostro prodotto? Qualche idea? Di che prodotto parliamo? Ecomuseo. Che cos'è l'ecomuseo? Che cos'è l'ecomuseo? Che cos'è l'ecomuseo? L'ecomuseo si intende, diciamo, una struttura dove la comunità locale è la principale soggetto. Vengono rappresentati il patrimonio del territorio, sia materiale che immateriale. Non c'è una definizione specifica. Okay, quindi il prodotto, come ho detto, culturale, gastronomico, storico, turistico, sì, diciamo abbastanza sì, generale. In alcuni casi può essere anche generico, però in alcuni casi più specifico, mirato, ad esempio uno storico archeologico, ad esempio, no? Vediamo che sia un prodotto storico archeologico, che abbia questa forte caratterizzazione storico archeologica. Come si può fare? Cioè, come dare il brand? Dove si può fare il museo? Cioè, facciamo conto che voi volete entrare sul mercato delle famiglie con bambini tedesche, molto di Baviera. Brand, azione di branding, dico branding, prevede che il vostro marchio viaggi insieme a quello di qualcun altro, giusto? Ecco. In questo caso, molto semplicemente, cosa potrebbe fare chi offre, chi propone una attività di questo tipo? Nelle scuole, ad esempio, per le scuole, secondo voi sono segmenti inarrivabili? Le scuole tedesche, le scuole di Monaco di Baviera, una scuola di Monaco di Baviera, in cui si insegna storia e cultura europea o mediterranea o quant'altro. Lì potresti mettere, cioè, in contatto magari con delle scuole locali che fanno degli scambi interculturali, culturali, non so. Io ad esempio l'ho fatto, sono stata 10 giorni in Germania, perché loro sono stati 10 giorni qua, sono andata a vedere l'ecomuseo, magari se sì, magari sta studio, questo è più di comprendi, questo è più di comprendi, questo è anche per i ragazzi. Ok, quindi questi sono alcuni pochi esempi, ma è chiaro che attraverso la collaborazione diventa possibile promuovere un brand in maniera molto più efficace, le volte a costi ridicoli. Il capopilota, il capostipite, il progetto pilota, la sezione pilota in questo è stata la Thailandia, no? Una mezza Italia, che abbiamo detto l'altro ieri o ieri. Fare i pranzi di nozze, che quindi se pochi soldi per far girare il brand in giro per il mondo, lo puoi fare soltanto attraverso il marketing, e questo è stato il loro impegno, il loro
risultato che ho ottenuto. Però ci torniamo su dopo, perché le possibilità vanno parecchio al di là di questo, poi vedremo quali sono le possibilità. Quindi, possibilità di fare diventare un brand molto più visibile, questo è un problema specialmente per le strutture piccole, per quelle appena nate, o piccole e appena nate, o nate da poco, che non hanno tutta una grande visibilità, una grande notorietà. Cosa fare nel nostro progetto per catturare segmenti dall'altro profilo di spesa e ho appena entrati sul mercato? Cosa fare? Qui siamo a livello strategico, quindi non andiamo più nel brevissimo termine, al medio termine. Cosa fare per portare in casa persone alto spendenti? C'è una linea di attività per persone che possono volersi concedere degli optional, delle cose in più, all'interno di un parco archeologico anziché di un albergo, anziché di una qualsiasi altra attività commerciale? Nel mio progetto dovrei pensare, questi qui sono proprio come dei paragrafi, a cosa fare per risolvere questo problema, come catturare nuovi segmenti ad alto profilo di spesa nel mio progetto. Poi a livello strategico, come sviluppare prodotti nuovi. Prodotti nuovi, allora abbiamo detto che oltre il 50% degli ospiti in giro per il mondo, specialmente per motivo di turismo culturale, chiede robe nuove, cose nuove, quindi se io non do cose nuove, scontento più della metà dei miei clienti, perché era oltre il 50% che chiedono cose nuove. Non lo faccio, scontento più della metà dei miei clienti, ne ho 10, 20, 30, 50, 100, 1000, bene, scontento più di 5, più di 10, più di 50, più di 500 persone. Arrivi, perché le persone possono essere anche fidelizzate e quindi contare più di uno. Ok, quindi cosa faccio per... Allora, qui avete cominciato a fare, senza accorgervene, non ho neanche nominata, delle sedute di brainstorming. Avete cominciato a scrivere, a pensare, in gruppo, quali possono essere i nomi dei progetti, i nomi migliori, i nomi più interessanti, nomi che sono... per voi esprimono meglio quello che volete fare, giusto? Ecco, da questo avete scritto delle cose. Beh, questa cosa va avanti, ovviamente, ma questo è brainstorming. Allora, nel mio progetto posso prevedere di fare brainstorming una volta al mese per sviluppare nuovi prodotti, per trovare problemi, per sviluppare nuovi prodotti, per fare anche le altre cose, perché il brainstorming non è che si deve focalizzare per forza su trovare, su fare l'acqua minerale che non pesa. È difficile farlo, no? Anche su come risolvere in maniera efficiente, economica, problemi, o su come affrontare delle opportunità, delle occasioni. Nel mio progetto dovrò rispondere a questa domanda: cosa fare per sviluppare prodotti diversi, nuovi, appealing e non imitabili? Perché qua si gioca la sfida del nostro futuro. Nuovi, diversi, appealing e inimitabili. Ultimo, ma non ultimo, come coordinare le decisioni sui prezzi nel tempo, perché appunto differenziare i prezzi in modo coerente con le richieste dei clienti, cioè i clienti ci chiedono ribassi, noi andiamo a ribasso, 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 non ci rimane niente in cassa. Quindi non possiamo fare soltanto questo, dobbiamo anche mettere, come dire, coordinare queste decisioni, equilibrarle. Ok, il prodotto base costa poco, però poi ti offro molti optional e ti invoglio a comprare qualche optional sul servizio spiaggia base che ti do, ok? E via dicendo, ok? Quindi, se vogliamo, queste sono delle domande a cui rispondere nel vostro progetto. Ci sono domande? Abbastanza chiaro? Poi, abbiamo capito come il co-marketing richiede delle competenze operative, tattiche e strategiche. Allora, le competenze operative sono di tipo tecnico-commerciale. Competenze operative significa fare un pacchetto. Fare un pacchetto oppure creare dei servizi con un prezzo unitario, un'ora, la ragazza che era qua, che è andata a Rimini, ha fatto delle cose buone ed altre cose migliorabili. Una delle cose migliorabili è che la durata dell'attività è fissa. In realtà io posso voler svolgere un'ora di attività, due ore, tre ore, mezza giornata, una giornata in mare a pesca, oppure semplicemente un'ora in uscita a vedere la costa. E il prezzo cambia, non è che se svolgo attività per 8 ore costa come quello per un'ora, giusto? E quindi competenza tecnico-commerciale sui pacchetti, quindi
andare a cercare packaging, cos'è, cosa non è, il packaging statico, il pacchetto tutto comprensivo, all inclusive, cosiddetto, e il pacchetto dinamico, packaging dinamico o dynamic packaging. La soluzione migliore è quella di sviluppare prima i servizi e poi dare la possibilità alle persone di scegliere, come nel carrello della spesa, no? Ogni pacchetto è un carrello preconfezionato, non va bene a tutti. Il tuo carrello non è il mio al supermercato, o sì? Difficile. Il mio carrello me lo faccio io. E allo stesso modo dovrebbe funzionare la questione dei pacchetti, della scelta dei servizi per le persone. Il mio carrello me lo faccio io, con i servizi che voglio, per la durata che voglio. In base al numero delle persone, poi il prezzo cambia. Da 1 a 3 il prezzo sarà pieno, come per chi fa una lezione di kitesurf anziché di in barca a vela, anziché di inglese, anziché di qualsiasi cosa, da 1 a 3. Da 4 a 7 pagheremo singolarmente un po' di meno, da 8 a 15, il numero massimo perché in barca più di 15 si va a fondo, oppure per altre attività ci sono limiti fisici nella cucina, in cui si fa il corso di cucina, eccetera, eccetera. Il prezzo è ancora più basso, unitario, ok? Quindi competenze operative per fare pacchetti. Quindi benissimo che voi vi familiarizzate un po' con la questione dei pacchetti. Dal punto di vista della tattica invece si tratta di acquisire delle competenze specifiche che vanno un po', non dico dello spionaggio industriale, ma insomma dall'osservazione dei competitori, capire chi sono i vostri concorrenti, del Salento in questo caso, ma anche fuori dal Salento, e studiarli, discuterli, vedere cosa fanno di buono. Avete visto prima cosa si può imitare migliorando, non imitare e basta, e cosa evitare, quali errori loro fanno e sfruttarli, quindi cosa non fare di quello che fanno gli altri. Quindi competenze tattiche, non dico diventiamo Rommel o degli strateghi della Blitzkrieg, però la Blitzkrieg è un modello che funziona, la guerra lampo nel turismo si fa da decenni e la guerra lampo si fa studiando i concorrenti, anche attraverso internet ovviamente. Competenze strategiche ovviamente qua riguardano la questione di cui abbiamo parlato, accennato ieri, come acquisire un vantaggio competitivo duraturo o difendibile attraverso la conoscenza del mercato e delle risorse. Ecco, se vogliamo, qua sono altri tre capitoli in cui rispondere nel progetto: come fare per migliorare le mie competenze operative, cosa vuol dire fare un pacchetto. Ok, vado a vedere online, ad esempio, mi tiro giù una dispensa di un corso universitario anziché di un corso di un'agenzia che fa il pacchetto. Il pacchetto anche lo vediamo, ma di fatto come fare per familiarizzare con la tecnica della pacchettizzazione, del packaging. Come fare per studiare meglio i miei concorrenti. Il mio progetto dovrò dire, ok, comincio col costruirmi una lista dei miei concorrenti, comincio col pensarci su, intanto, chi sono i miei concorrenti, uno. Due, comincio col costruirmi una lista con nome, cognome e indirizzo web. E comincio con il dire, ok, cerco di visitare abbastanza frequentemente, diciamo una volta ogni 2 mesi, 3 mesi, ogni volta al mese, vedere le novità. Mi scrivo a Google Alert e con il nome dei concorrenti mi tengo aggiornato su tutte le novità che propongono i miei concorrenti. Google Alert lo conoscete, è un servizio gratuito, lo conoscete, no? Alcuni di voi lo conoscono. Il servizio gratuito vi permette di essere aggiornati anche giorno per giorno, personalmente lo sconsiglio, una volta a settimana è più che sufficiente, su tutto quello che di nuovo entra nel web che ha determinate chiavi di ricerca, parole, possono essere il nome dei concorrenti, può essere il nome della squadra preferita, anziché dell'attore o dell'attrice. Però per quanto riguarda noi, il nome dei concorrenti, anziché altre voci, ad esempio, scuba diving, escono tutte le centinaia di pagine web che parlano di proposte, di attività sul tema immersioni con bombole. Perché? Perché io voglio specializzarmi, visto che abbiamo un mare che non è secondo a nessuno, il Mediterraneo quantomeno, voglio specializzarmi nelle immersioni sub, e scuba diving mi dà la possibilità di essere aggiornato su tutto quello che succede in questo mondo a livello internazionale. Poi, a competenze strategiche, cosa fare per acquisire sempre di più una conoscenza del mercato e delle risorse?
cosa fare? Per quanto riguarda il mercato, ok, mercato turistico, vado su Enit, sito Enit, comincio da lì, comincio dalle cose no cost, numero uno, comincio dalle cose no cost, vado e scarico tutti i documenti che riguardano il turismo marino, marittimo balneare, anziché il turismo culturale, quelli su cui io lavoro, e comincio con il leggermi, comincio con informarmi. Purtroppo molti operatori fanno turismo senza informarsi, senza leggere nemmeno i report che dicono che la domanda per il turismo balneare crescerà o calerà del 40% nei prossimi anni in Italia, e vanno avanti come se il mondo intorno non esistesse. Il mondo intorno esiste, in base a come si muove tu vivi o muori, e prosperi, puoi prosperare se lo conosci, se sai come va il mondo, appunto. E poi le risorse. Cosa faccio nel mio progetto? Cosa penso di fare per aumentare costantemente la conoscenza delle risorse? Mi riempio di Deplian dell'APT. Ok, perfetto. Me li prendo tutti, sono realizzati con soldi pubblici, mi faccio una piccola biblioteca su quello che c'è scritto sulle risorse turistiche del mio paese. Vado in comune e vedo se ci sono delle tesi fatte su particolari risorse naturalistiche, faunistiche, botaniche, storiche, archeologiche, eccetera, eccetera. Anche quello è gratis. Se non c'è, chiedo al sindaco se sa o all'assessore o qualcuno di studenti che hanno fatto tesi sul loro comune. E ce ne sono di studenti che fanno tesi sulle risorse storiche dei comuni in Italia. Sono centinaia, alle volte sono un patrimonio sconosciuto, se non per il periodo di presentazione del documento di tesi, e poi mai più utilizzato da nessuno. Invece possono essere un patrimonio di conoscenze incredibile, e noi tranquillamente ci passiamo sopra. E questo sulle risorse, è così che potrei farvi degli esempi anche abbastanza numerosi, che nascono proposte innovative che hanno un mercato. Questo può essere, questo mi chiedono i nostri clienti, esperienze di turismo culturale nuove, letterario ad esempio. Questa è la risorsa che abbiamo, Carducci, un comune montano, dove è passato un mese o due o tre, ha scritto il comune rustico, e da qui nascono le proposte basate sul Carducci, destinate al turismo culturale in montagna. Senza questi due poli, positivo e negativo, inutile che stiamo a... Okay? Questa è un po' la mappa delle cose che si possono fare per creare visibilità, per fare co-marketing. Trasporti aerei, è un po' fuori fuoco, vediamo se si riesce a vedere un po' di più. Così va un po' meglio. Trasporti aerei, crociere, trasporti navali via mare, trasporti navali via fiume, trasporti ferroviari, trasporti su gomma, autonoleggi, alloggi alberghieri, alloggi extra alberghieri, ristoranti, camping, animazione, entertainment, imprese non turistiche. Questo è un po' un primo menu di quelli che sono i possibili attori con cui creare co-marketing. Con compagnie crocieristiche o con compagnie di trasporto aereo, ci sono già degli accordi, ad esempio per quanto riguarda l'attività a terra, anche l'attività il noleggio. I noleggi sono spesso collegati ai trasporti aerei, ERS, maggiore, eccetera, eccetera. Crociere e trasporti aerei sono spesso collegati tra loro, fly and sail, fly e voli e fai la crociera. Trasporti aerei con trasporti navali via mare anche, trasporti navali via mare sono non crocieristici, sono traghetti, no? Tu viaggi da Monaco a una località X in cui c'è da compiere un viaggio non copribile attraverso l'aereo, e questa è intermodalità. Trasporti aerei con trasporti ferroviari anche su gomma. Le parse tra trasporti aerei e gli alloggi tra alberghieri ci sono, i ristoranti e i camping sono spesso collegati agli alloggi tra alberghieri o a quelli alberghieri. Cioè, c'è un numero di combinazioni possibili che è quello, circa 8,92 trilioni di combinazioni possibili. Qua stiamo solo sull'aspetto generale, soltanto a livello 1.
cioè il livello che non comprende le aggregazioni. Ma è ovvio che ci possono essere anche collegamenti eco-marketing tra aggregazioni e singoli tipi di operatori. Quindi le possibilità, le combinazioni aumentano a dismisura. Ok? Qua dentro c'è tutto quello che non è turistico, quindi di per sé sono mondi, non sono singole categorie. Qua dentro ci sono le famose imprese agroalimentari, le famose imprese artigianali, dell'artigianato artistico ad esempio, le famose piccole botteghe, i fornitori di servizi, il noleggio di materiali, no? C'è un mondo in ognuno di questi. E per rimanere su questi pochi aspetti siamo su combinazioni, su un numero di possibilità così elevato. Quindi immaginate voi quante cose si possono fare attraverso eco-marketing. Qua molto velocemente il progetto che voi svilupperete, la scheda del progetto che voi svilupperete, che svilupperemo insieme, qual è? È un progetto molto sintetico, una scheda progetto che nasce bene, nasce meglio, comunque nasce in maniera più, ha delle fondamenta più solide, laddove già un'azienda ha un suo, un'indicazione di dove voler andare a parare, o ha un suo piano marketing fondamentalmente aziendale, no? E dice io offro attività escursionistiche nel parco archeologico di 1, 2, 3, 4 tipi, che ne so, sono, offro la visita, i prodotti sono le visite alle OSI, sono lo shopping nei negozi dei comuni che costituiscono il parco, sono le vacanze sportive sostenibili perché ci spostiamo a cavallo, ad esempio nelle OSI archeologiche, e tre, e il quarto può essere la gastronomia nel parco, faccio per dire quattro, ok? Però io parco, se ho già queste indicazioni e so che voglio arrivare nei clienti del nord Europa, questi paesi, più coppie o piccoli gruppi che grandi gruppi, perché mi pagano poco, tendono a richiedere tantissimo impegno, sono più stagionali, insomma, quattro tipi di clienti, quando so cosa vendere a chi vendere, oppure chi compra e che cosa vendere a questo che mi chiede, ho una strategia di parco. Quando ho una strategia so anche quali sono i miei limiti. So che ad esempio non posso fare tutto da solo, come dicevamo prima, per andare verso i turisti del nord Europa, quindi ad esempio il Monaco di Baviera, e so che mi conviene allearmi, cooperare con una scuola, con due, tre, quattro scuole di Monaco. Quindi non so in quante situazioni ci troveremo, in quanti casi ci troveremo in questa situazione, perché non tutte le imprese hanno una propria strategia, anzi poche imprese hanno una propria strategia, però più le idee sono chiare su dove si vuole andare singolarmente, più è chiaro che cosa fare a livello di co-marketing, ovviamente. Quindi, che cosa possiamo impostare? Il progetto che vi consiglio di impostare dovrebbe essere collegare tre, massimo tre operatori, che ne so, il parco archeologico con un tour operator, faccio per dire, con una compagnia di trasporti, oppure un'azienda che vende alloggio, quindi un albergo, un camping, quello che è, con una società che sviluppa vacanze in barca, quindi affitto, chartering, il mare, vivere il mare a terra e in mare fondamentalmente, è un intermediario, quello potrebbe essere un'agenzia di incoming ad esempio. E così via, ciascuno deve trovare, dovrebbe trovare il suo interlocutore, tipo di interlocutore. Tre, perché? Perché più aumenta il numero degli interlocutori, più diventa difficile, complessa la questione. Quello che guardiamo noi, che cos'è? Il rapporto costi-risultati. In alcuni casi non si può monitorare il rapporto costi-risultati, quello che noi cerchiamo di fare è invece rendere produttivo, quindi in termini di rapporto costi-risultati, una partnership a tre. Cos'è il rapporto costi-risultati? Se io scelgo di collaborare alloggio, albergo,
o camping, mettiamo il camping, con chi organizza vacanze in mare e scelgo di mettere 1000 euro o 100, mettiamo che sia 1000 per farci frattonda, euro di budget, dovrò cercare di verificare i risultati, di tracciare, di verificare i risultati per capire se a fronte di quello che io ho speso quanto mi torna indietro. Questo vuol dire controllare i risultati. Non è più l'iniziativa di collaborazione volontaria, così io spendo, poi arrivano i risultati, chissà quando, chissà di che tipo e chissà per quanti soldi mi tornano indietro. Quella è una parte perché non si finanzia da sola. Se il rapporto costo-risultato è inferiore a 1, cioè spendo 1000 e mi arriva 1001, 1000 diviso 1001, inferiore a 1, allora ho avuto un euro di utile da quell'iniziativa. Non è un granché, ma almeno non ci ho perso, giusto? Se invece spendo 1000 e mi arrivano 999, allora il rapporto è superiore a 1 e quell'iniziativa è in perdita. Si può fare anche risultati su costi, anziché costi risultati, però il rapporto costi risultati è un classico. L'obiettivo di questo co-marketing, di questo progetto di co-marketing dovrebbe essere quindi, o quantomeno il progetto, dovrebbe prevedere anche un modo per controllare i risultati. Ad esempio, l'indicazione basta, prevede di controllare i risultati con un coupon. Sapete cosa sono i coupon? Sono i tagliandini, i talloncini, no? Che vengono dati alle persone per acquistare un servizio da una serie di operatori convenzionati con cui c'è una convenzione. Il coupon, avete presente il couponcino? Un talloncino, vi è mai dato un talloncino? Ah, se va dalla lavanderia qua vicino, l'albergo ti fa il talloncino, cliente dell'albergo, quello che è, che ha già la lavanderia, ma mettiamo conto che sia un B&B, non ha la lavanderia, è quella della famiglia, la lavanderia del B&B, no? O l'agriturismo. Ecco, l'agriturismo ti dà un talloncino con cui, con questo talloncino, tu vai nella lavanderia vicina e ti fa il bucato per uno sconto, con uno sconto Dell. Con il couponcino la lavanderia raccoglie il talloncino e alla fine del mese sa quanti clienti le ha portato l'agriturismo per il servizio lavanderia. E in questo modo controllo, gestisco, raccolgo i talloncini, se vogliamo, e so esattamente quante persone ti ho portato, quanti clienti ti ho portato e anche la spesa. Questo può succedere anche per i ristoranti. Quindi tre partner per fare insieme che cosa? Dicevamo ieri, una sola cosa, consiglio di far bene una sola cosa e poi di farla, prima di fare una sola cosa, di farla bene e poi di aumentare le cose. Tra promozione, vendita, ricerca o sviluppo, rinforzo competitivo, cattura finanziamenti, tutelare delle risorse, eccetera, eccetera, eccetera. Voi scegliete cosa fare. Può essere che facciate pacchetti, può essere che facciate, che tutti quanti vogliono fare un sito internet, può essere che una cosa sola. Tra queste, promozione, vendita, ricerca e sviluppo, ricerca e sviluppo vuol dire sviluppo di nuovi prodotti, rinforzo competitivo, cioè rinforzo della qualità di quelli esistenti, cattura finanziamenti, tutte le risorse, eccetera, eccetera. Ok. In effetti, quello che succede, come vi accennavo, ma non vi spiegavo ieri, nella cooperazione fra imprese, dove c'è cooperazione e competizione, la cosa che si consiglia ovunque, è questo Salvatore Dagnino, anzi Giambattista Dagnino che insegna a Catania, insieme ad altri, è quello di partire da due addirittura operatori che fanno una sola cosa insieme. Può essere i pacchetti, può essere un brand, può essere un catalogo, può essere una sola cosa. Questo è il punto di partenza per imparare poi a gestire il lavoro di squadra. Cinque operatori sono già veramente tanti, il metodo infatti si applica a meglio se è imprese, quindi meglio se voi prendete come partner imprese che scelgono altre imprese. Se dovete scegliere enti pubblici fatelo pure, ma lì è un terno all'otto, è un terno all'otto perché sono partnership inter-lo-gi-che.
partnership interlogiche, logiche diverse, quella del sindaco con quella dell'imprenditore. In tutto il mondo sono diverse queste logiche, amministratore pubblico con quella dell'imprenditore, e solo in alcuni casi sono compatibili. Quindi consiglio di scegliere partner privati o comunque dello stesso vostro tipo. Se voi siete pubblici, progetto pubblico, allora partner pubblici. Se il progetto riguarda associazioni no profit, scegliere partner nelle associazioni no profit, quindi omogenei. Caratterizzate da bassa, nulla o bassa competizione interna, cercate dei soggetti con cui non siete in competizione, che ne so, due parchi archeologici, due stabilimenti balneari, due alberghi. Già lì è come mettere in squadra in un pollaio due galli. Non ci si può aspettare molto di buono da un pollaio in cui ci sono due galli, di solito. Uno dei due prima o poi schiatta e se ne va, il che non è il massimo. Con un certo sostanziale equilibrio nella visibilità dei partner, cioè non un'azienda che è visibilissima, conosciutissima in tutto il mondo e voi che siete gli ultimi arrivati, possibilmente. Quindi fortemente consigliato mantenere il basso numero dei partner e concentrare le attività iniziali su un solo anello della catena del valore e poi procedere in base al rapporto costi-risultati. Scheda progetto, struttura di base. Non so che ore sono. Che ore sono? 10:30. Allora, riusciamo anche a presentare la struttura del progetto, così dopo la pausa cominciate a scrivere quello che avete già pensato, escogitato, meditato, anche se non definitivo come il titolo del progetto, eccetera, 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 in un singolo paragrafo, parte del progetto, della scheda iniziativa. Prima parte del paragrafo, progetto, è il nome o titolo del progetto. Il nome del progetto o titolo del progetto è fondamentale, come dire mulino bianco, chi mangia sano trova la natura, è il brand. È la punta di diamante verso il mercato. Titolo progetto. Partner 1, 2, 3. Chi sono i partner? Chi avete individuato come possibili partner? Allora, titolo del progetto è, abbiamo detto, il nome, il logo e il concetto di comunicazione cardine che comunica il vostro posizionamento competitivo. Giusto? Alcuni hanno già il nome, alcuni devono deciderlo, non mi interessa. Sarà in fase di evoluzione continua il nome, il logo, eccetera, fino al momento in cui andrete in stampa. E quando andrete in stampa avrete ancora qualcosa da fare per correggere il logo. Matematico, o il nome o il concetto. Il concetto forse no, sarà più chiaro. Quindi rassegniamoci, sarà sempre in miglioramento, deve essere così. Se no vuol dire che non ve ne frega niente. Quindi è un buon segno. Titolo progetto, quindi quelle tre parti lì. Senza una di quelle tre parti non c'è un brand, ricordiamocelo. E se non c'è il brand, quello che vendiamo ha un rapporto qualità-prezzo più basso. Quest'acqua venduta senza il logo, primavera, naturale, sgorga dalle falde della Maiella, con la rondine San Benedetto, quest'acqua minerale, senza quei tre elementi, chi la compra la valuta meno. Una maglietta senza un logo, non dico Nike anziché Lacoste anziché altro, ma senza un logo, chi la compra la valuta meno. Non importa se costa uguale rispetto a quella che ha il coccodrillino anziché no. Qualsiasi cosa senza un logo o un marchio, chi la compra lo valuta meno. Punto. Siamo condizionati da decenni di promozione televisiva, cartacea, stradale, e il nostro cervello ragiona così. I partner, a questo chiuso il capitoletto, poi magari ne parliamo ancora. I partner, abbiamo detto massimo, l'ideale sarebbe due, massimo tre. Qua chi indichiamo? Indichiamo il nome della ditta, la sede, il sito web se c'è, il decisore, nome e cognome, la persona. Questo mi interessa, questo vi interessa, la persona. L'importante è che, ad esempio, si è visto che progetti che funzionano meglio di co-marketing hanno individuato persone che hanno lo stesso livello, responsabile marketing oppure direttore marketing oppure addetto marketing, di una, dell'altra, della terza.
fra persone di pari livello, oppure i titolari dell'impresa, 1, 2, 3. Ok? Questo è importante. Gli obiettivi, dove vogliamo andare a parare? Cosa vogliamo avere? Cosa vogliamo ottenere? Nei 4 famosi termini, vi ricordate? Il principale obiettivo qual è, diciamo così? Obiettivo principale, qual è? Abbiamo detto prima. Promozione, vogliamo promuovere il territorio. Vendita, vendere pacchetti. Sviluppare nuovi prodotti nel Salento. Migliorare la competitività dei prodotti che stiamo offrendo. Catturare finanziamenti, tutelare le risorse. Cosa vogliamo fare? Più scriviamo in maniera semplice, è meglio è. Anzi, la logica è scrivere in maniera che sia comprensibile anche a un bambino di 10 anni. Un progetto di co-marketing è come un buon libro, dovrebbe essere comprensibile anche a bambini piccoli. Una delle capacità più importanti per chi lavora nella medicina è rendere il proprio ambito scientifico di interesse per il pubblico, per una persona, per una platea molto allargata. Poi chiaramente se uno vuole approfondire deve sapere di biologia, medicina, eccetera, però parliamo e scriviamo in maniera chiara. Obiettivi. Altri obiettivi sono quelli che abbiamo visto all'inizio, i 4 famosi nostri obiettivi, vi ricordate? Beh, se io voglio promuovere, vendere, sviluppare nuovi prodotti, eccetera, 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 qualsiasi cosa io faccia, dovrò anche pensare alla questione della visibilità, dell'efficacia, alla questione dell'efficienza, come essere in grado di personalizzare tutto quanto, al coinvolgimento e all'ecosostenibilità. Quindi obiettivi generali. L'obiettivo generale può essere uno, promuovere oppure vendere i pacchetti, basati su questo, 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 ma molto una frase di 3 righe. 3 righe, non 50, la base è quella. Ah, poi ci sono progetti, da queste schede nascono progetti che possono essere lunghi, 4, 8, 20, 50, 80 o 100 pagine. Ci si può approfondire quanto vogliamo, quanto volete voi. Però la base è molto, deve essere molto semplice, perché sennò ci incasiniamo la vita. Quindi obiettivo generale abbiamo detto uno. Obiettivi specifici possono essere i 4 che abbiamo deciso, che abbiamo detto, abbiamo postato, che abbiamo discusso ieri e l'altro ieri. Cosa fare per la questione, per risolvere il problema della visibilità? Cosa fare per risolvere il problema della personalizzazione? Cosa fare per risolvere il problema del coinvolgimento di operatori che ci permettono di realizzare il prodotto, che non siamo mai solo noi, il prodotto, E cosa fare per tutelare le risorse? Noi vogliamo fare questo per la visibilità, questo per la questione della personalizzazione, questo per la questione del coinvolgimento, della creazione del prodotto e questo per la tutela delle risorse. Questi sono gli obiettivi, chiamiamoli pure particolari, del progetto, nei 4 ambiti. Se facciamo solo uno, è come pensare di mettere una ruota solo a una macchina. Beneficiari. Ci sono domande? Poi casomai ne vediamo quando cominciamo, riprendiamo il lavoro di gruppo. Beneficiari. Chi sono i beneficiari? Beh, i beneficiari sono principalmente tutti o parte dei clienti delle 2, mettiamo conto, imprese. I pacchetti che sto sviluppando sono pacchetti, non ne frega niente a chi sta al mare tutto il giorno, dalla mattina alla sera, 8 ore, lato A, lato B, lato A, lato B, di vivere il mare. Probabilmente gli basta fare il bagno. Frega niente. Chi non vuole muovere un alluce vedrà la nostra proposta e dirà, ah beh, carina, aspetta che mi sdraio, mi faccio 10 bomboloni così l'uno, no? Benissimo. Ma ci possono essere appunto persone nello stabilimento balneare, anziché nell'albergo, anziché nel campeggio, anziché nel parco archeologico, anziché in qualsiasi attività, che hanno necessità o che hanno piacere di fare qualcosina in più. Chi sono? Quindi i beneficiari. Chi sono i beneficiari?
di questo progetto. Qua, ad esempio, persone che oltre al mare cercano un'occasione per conoscere il territorio. Punto. Ecco, qua vi chiedo di scrivere frasi molto semplici, molto sintetiche. Boh, si può scrivere anche molto di più, però la base è semplice e sintetica. Persone che cercano esperienze gastronomiche all'insegna del territorio, cioè legate al territorio, collegate con materie prime locali, ad esempio. Io voglio offrire pacchetti enogastronomici nel parco archeologico, è chiaro che le due cose devono andare avanti di pari passo, non è che li posso proporre alla bolognese, no, questi signori qua, dopo che ho sviolinato tutto solo in città del territorio. Da una parte. Dall'altra, mettiamo conto che ci sia appunto la famosa compagnia che organizza vacanze in mare. Persone che dopo un po' del mare ne hanno abbastanza e vogliono una vacanza tradizionale, con la spiaggia, l'ombrellone e tutto il resto. Possono essere anche equipaggi ormeggiati, ormeggiati in una darsena vicina, non è detto che siano per forza persone, come dire, che non hanno una barca, che vogliono farsi una vacanza in barca, così. Quindi i beneficiari sono una parte dei clienti, dell'uno e dell'altro. Possono essere anche gli escursionisti, chi non dorme nel parco archeologico, chi non dorme nel campeggio, ma usa la spiaggia. Escursionisti in transito presso la spiaggia, che dopo 4 ore di sole possono voler fare un giretto in barca, o un'immersione con le bombole, o senza, o maschere boccaglio, snorkeling, o andare a fare fotografia subacquea, o semplicemente farsi un giretto con un gommone. Altri beneficiari, ovviamente ce ne sono, però potremmo limitarci a questo. Descrizione, ecco qua, descrizione è in che cosa consiste l'attività. In che cosa consiste l'attività? Qua dipende appunto da quello che voi volete fare. Nell'ipotesi dei pacchetti, abbiamo detto, noi tre svilupperemo una serie di servizi che vanno incontro ciascuno alle esigenze dei clienti delle imprese partner. Quindi la scuola di vela svilupperà dei servizi per chi non ha il mare attivo, ma la spiaggia. Avvicinamento alla vela per bambini, ad esempio, battute di pesca per chi vuole provare la pesca in mare, cene a tema in barca, cenette in barca, anche armeggiati in porto, ma vivi in porto, si vive l'atmosfera del mare, mangiare un tavolino a un ristorante guarda il porto e mangiare la stessa cosa sul ponte di un parco è tutta un'altra cosa. Vivi il mare anche fermo, non è che tu sia 20.000 km dalla costa o 20 miglia dalla costa. Quindi cosa fare per avvicinare le persone al mondo del mare? Perché chi va in spiaggia, per lui quello è il mondo del mare, la spiaggia. Cosa fare per avvicinare questi due mondi? Quindi descrizione, il primo partner farà, oltre alle cose che fa, o farà le cose che fa, e in più cerca di fare qualcosa in più per attrarre i clienti degli stabilimenti balneari o degli alberghi per far loro vivere l'atmosfera del mare, in porto, in spiaggia, in acqua e sott'acqua. La spiaggia o lo stabilimento balneare o l'albergo invece farà qualcosa per chi va già in mare e può magari desiderare di trascorrere qualche notte a terra. Voi sapete che, specialmente per chi fa viaggi lunghi in mare, la necessità c'è. Fare un mese in barca, non tutti lo fanno, sono quelli che gradiscono una notte ogni tanto su un letto che rimane fermo, con un clima che non è quello della barca.
meno umido possibilmente. Quindi, non è, quindi uno fa cose, oltre a quello che fa sempre, qualcosina in più per i clienti dell'altro e viceversa. E qua bisogna descriverlo in maniera semplice. Che cos'è che si può fare? Qua è la vostra creatività che vi dà queste possibilità, possibili cose da fare. Ne metterete a fuoco una, due, oggi o tre, domani magari se ne aggiungerà un'altra, potremmo fare questo, quell'altro. E anche questo è come un, non è mai fermo, è come una fisarmonica, soltanto che anziché fare questo lavoro, questi progetti tendono a allargarsi di cose semplici che si possono fare l'uno per l'altro per aumentare la soddisfazione delle spese dei clienti. Risorse, che tipo di risorse appunto ho pensato di spendere e quali di queste possono essere fonti di un vantaggio competitivo difendibile, vi ricordate? Eccolo qua il posticino in cui va scritto quello che avete fatto già, corredato da particolari, semplificato, quello che volete voi, però pif. Risorse, beh, per quanto riguarda la questione della scuola di vela, ad esempio, comunque del centro, mettiamolo scuola di vela, le risorse sono, beh, le competenze, lo skipper o gli skipper che mi permettono di far vivere l'atmosfera del mare anche in una scuola. Se io come scuola ho uno skipper che sa parlare, sa trasmettere le emozioni e lo mando in una scuola a Monaco, ti fa vivere l'atmosfera di mare anche a Monaco in classe d'inverno con delle belle foto, non queste colorate del mare sopra, sotto, gente che ride, che sorride, che si diverte, che vive il mare a un'ora di volo o due ore di volo da Monaco. Sa il tedesco e sa anche l'inglese, guarda un po', ok? Risorse che può produrre un vantaggio difendibile, e qua scrivo quali sono le risorse che penso di utilizzare: la barca, le attrezzature, la darsena, quello che vogliamo per quanto riguarda la scuola a vela, ma poi le competenze, lo skipper Mario Giovannetti che ha queste competenze, così, questa risorsa crediamo possa essere una fonte di vantaggio competitivo difendibile. Perché? Voi lo dite, come abbiamo detto ieri, è prezioso perché sa le lingue, è raro perché conosce il mare del Salento come nessun altro, o meglio di molti altri, è inimitabile perché è di una simpatia unica e sa parlare con i bambini in maniera fenomenale, trasmettere ai bambini sensazioni molto meglio di altri, è insostituibile perché abbiamo provato a utilizzare altri skipper con i bambini, ma non c'è stata storia. Si sono annoiati, i bambini anziché divertirsi in mare si guardavano tristi, non volevano tornare a casa dalla mamma. Dite poco per voi, per un bambino che conosce l'argomento, la differenza. Risorse, e poi ci possono anche essere altre, eh? La mia scuola ha un brand, dicevamo ieri, è conosciuto da 10 anni, facciamo vacanze in mare da 10 anni, invece io ho un stabilimento termale o un stabilimento balneare che invece è conosciuto da diversi anni, anche questa è una risorsa. Tecnologie, abbiamo una web agency che è molto forte, bravissima nel video 3D, che ne so, eccetera, 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 ma voi conoscete i vostri polli, i vostri partner, e i vostri partner conoscono voi, voi conoscete le persone e sapete come, o dovreste sapere o scoprire che cosa fanno, che cosa hanno di più degli altri. Fasi. Queste qui sono le variabili del co-marketing, fase di attrazione, perché queste poi sono le variabili del co-marketing che vediamo dopo, proviamo di fare questo, progettazione questo, adattamento, pacchetti quest'altro, articolazione disciplinare di qualità, adesione, raccoglieremo le quote di adesione, eccetera, e poi vedremo. Timing per attore, chi fa cosa, quando? L'obiettivo è quello di arrivare alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano a febbraio. 14 di febbraio, 14, 15, 16 febbraio, non lo so quali siano le date di febbraio della BIT del 2014 sinceramente, ma non mi interessa perché più o meno il periodo è quello. Qualcuno le sa?
No, più o meno. Boh, comunque più o meno, mettiamo che sia metà febbraio. Allora, l'obiettivo è arrivare a lanciare la proposta, un nuovo modo di vivere il mare nel Salento, alla BIT di Milano. Febbraio 2014. Se vogliamo arrivare a febbraio 2014, che dopo dicembre e gennaio, cioè qua, dobbiamo fare delle cose nei mesi precedenti, cioè a partire da ottobre. Siamo molto sotto. Ce la facciamo? No, 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 ce la facciamo mai. Ci conviene spostarci al WTM Londra anziché TB Berlino anziché qualcos'altro. Scegliamo il tema della fiera del turismo, il cui tema è coerente con il nostro con il tema delle nostre proposte, ovviamente, no? Ecco, timing attore, chi dovrebbe fare cosa entro quando per stare nei tempi se vogliamo presentare il progetto. Servizi e pacchetti tipo, due pacchettini sul tema, giusto come dire, per esempio. Ecco qua, due pacchettini che possiamo promuovere insieme. Pacchettini sono delle cose più semplici e rivoluzionarie che esistono per mettere insieme gli operatori. Quindi vi consiglio di pensarci sempre, anche se voi volete soltanto promuovere, no, l'attività e fare brand, co-branding, far girare soltanto il nome, la marca e non fare tanto. No, il pacchettino è una cosa intelligente, sempre da fare. Servizi e pacchetti tipo, due pacchetti tipo, per dire, o uno anche. Poi verifica, come verifichiamo i risultati? Verifica, come verifichiamo i risultati? Allora, intanto mettiamo un bel libro degli ospiti, sia nel nostro stabilimento balneare che nel nostro albergo, scuola di vela. Poi mettiamo un questionarietto in cui chiediamo 4 cose, 5, 8, 2, non lo so, ma insieme, con l'obiettivo di migliorare la soddisfazione del nostro ospite, che ci aiuti a migliorare quello che stiamo facendo, quanto stiamo offrendo. Poi pensiamo anche di preparare, mi sto proprio dicendo le parole tipo di un progetto, pensiamo anche di preparare un cuponcino, talloncino famoso, che sarà dato ai clienti l'uno dell'altro per informarlo che questa struttura è convenzionata, che lì può avere l'uscita in barca che diversamente non avrebbe se a costi più alti, e di raccoglierlo una volta ogni fine stagione. A gennaio, oppure a, non so, la stagione finisce agosto, a fine agosto raccogliamo i talloncini. Quanti clienti abbiamo portato l'uno all'altro? Saranno 2, 3, 4, 10, 20, ce ne accorgiamo anche prima ovviamente, quanti sono. Però li contiamo, ecco, quindi la parte del progetto è cosa facciamo per controllare i risultati. Possiamo fare tantissime cose, possiamo fare un blog in cui le persone che vengono da me scrivono. Ultima parte, platea associativa potenziale, a chi può interessare entrare in partnership con noi oltre a noi due o nei tre. Se siamo nel Salento, può essere che ci sia qualcun altro interessato a proporre vacanze insieme a noi. Può essere una cooperativa di giovani che fanno attività di escursione nell'entroterra, può essere un agriturismo che dà un pranzo tipico a pochi chilometri dalla costa, può essere un museo, può essere qualsiasi cosa che crei valore nell'ospite. E qua vedete la partnership in prospettiva. Siete partiti in 3 o in 2, in realtà la partnership si può ampliare veramente a tante attività. E qui poi sceglierete, in base ai risultati, quelle con cui l'anno dopo o la stagione dopo, perché anche l'autunno è buono, guardiamo il tempo che c'è oggi, in Inghilterra questo clima se lo sognano, e quali possono essere i partner da agganciare per integrare sempre di più il prodotto. Ok? Va bene? Quindi adesso, se non siete, adesso facciamo la pausetta, poi se non siete in gruppo, quando rientriamo ci possiamo mettere in gruppo, in modo che voi poi, computer alla mano, cominciate a mettere dentro questi capitoli le cose che avete già fatto e a scrivere le cose che mancano. Va bene?